Finalmente è mio, tutto mio! Oh, per favore, tanto non riusciresti a gestire tutto questo potere. Io, d'altro canto, so esattamente che cosa devo fare. E dunque, per ora è giunto il momento di prendere il mio legittimo posto di alicorno di fuoco più potente di tutti i tempi! Ancora tu! Quante altre volte dovrò dirtelo? Esci subito da qui! Nessun pony potrà più fermarmi adesso! No, un momento, sicura ci fosse un procecorno? Non può essere, voi vi ricordate della presenza di un procecorno? In realtà, non me lo ricordo affatto. Oh, smettila, Zip, stai interrompendo la mia storia. Arriva la parte interessante. Dopodiché, Misty ha attraversato di corsa tutta Equestria per raggiungere i suoi amici e dare loro la brutta, bruttissima notizia. È terribile, ho visto che qualche pony ha Rapidrago Spark. Che cosa? Rapidrago? Che cosa stai dicendo? Dove sono andati? No, non può essere vero! Hai visto da che parte sono andati, Misty? Sì, Itch, ma dobbiamo fare in fretta! Riuscirà Misty a portare i pony da Sparky prima che sia tardi, diventando così un'eroina? Grazie, ma io non mi definirei un'eroina. Cioè, dopotutto, sono io il motivo per cui Sparky è stato Rapidrago, sai? Avendo aiutato Opaline per tutto questo tempo. Non devi preoccuparti, Misty. L'importante è che tu abbia fatto la cosa giusta nel momento decisivo. Hai scelto l'amicizia. Già, tradire Opaline per aiutarci è stato un gesto coraggioso. E hai ottenuto un vero cutie mark al posto di quello che hai sempre disegnato. E poi Sunny ha iniziato a piu piu e poi ha fatto ah! E noi invece piu piu! Itzy ha ragione, sei stata davvero fantastica, Sunny, eri forte esattamente come... Ah, Pony! Mi lascereste per favore finire il mio racconto? Scusa, Ruby! Pervasa dalla forza, la nostra eroina Sunny ha guardato la cattivissima Opaline. Quindi sei tu l'alicorno malvagio da cui ci avevano messi in guardia? Beh, no, non esattamente. Grazie al vostro draghetto e a tutto il suo potentissimo Dragonfire, ora non sono più solo un alicorno malvagio. Sono un alicorno di fuoco malvagio! Cercato di avvertirti, ma tu non mi hai ascoltato. Oh, quanto sei patetica! Nessun pony potrà mai... Ehi! Giambelle! No! E io ho fatto... Ah! E ho detto prendi questo! Ah! Non prenderci per le ciambelle, Opaline! Capito? Non prenderci per le ciambelle! Ah! Miu, miu, miu! Oh! Itzy! Queste sono per i clienti di Melodia e Criniere, non lanciarle! E poi non hai lanciato delle ciambelle addosso a Opaline? Non dire sciocchezze, Itzy! Ah no, non l'ho fatto, dici? Oh, in effetti forse no. Sai raccontare le storie così bene! Mi sono fatta coinvolgere, prego, continua, continua! Dicevo, Sunny e Opaline erano impegnate in una velocissima battaglia! Non mollare, Sunny! Sei il pony più fantastico che abbia mai conosciuto! Ho preso Sparky! Presto, andiamocene! No! Non mi terrai intrappolato per sempre! Ok, abbiamo capito, Ruby. Magari però basta raccontare storie spaventose per oggi, d'accordo? Oh, mi dispiace, Sparky. Non volevo farti paura. Non sei ancora del tutto in forma, vero, piccoletto? Oh, ma non ti devi preoccupare, Sparky. La nostra Sunny ha sconfitto Opaline, quel pony malvagio. Perciò non potrà più venire a disturbarci, non è vero? Oh, Opaline, già, certo. È tutto sistemato. Il potere ti dona moltissimo, mia cara Opaline. Quei pony non hanno alcuna possibilità contro di me.